fantastica, perché la seconda sfilata che faccio nella mia vita da alpino. Una ne ho fatta in Italia, quando ero in Italia, è la prima da presidente qua di Melbourne a... Allora, un saluto alla sezione di Treviso, buona adunata a tutti quanti ed in particolare auguri a tutte le mamme. Regimento, via! Regimento, posa! Vengono resi gli onori al gonfalone del comune di Udine, accompagnato dal gonfalone della regione Friuli Venezia Giulia, alla bandiera del comune di Vicenza, al gonfalone del comune di Trieste, al gonfalone del comune di Osoppo, che prendono posto nello schieramento. Reggimento ITT presenta onori ai gonfaloni. Thank you.
Yeah.
Venite sul marciapiedi, per favore. Venite sul marciapiedi. Manca noi succede.
col nome. Non è che sta male adesso. Una rappresentanza delle specialità alpine. Gonfaloni della città di Udine. Comandanti delle truppe alpine, vai, marcio. Gonfaloni dei comuni. Scortati dai sindaci. Sono i nostri alpini all'estero. Arrivano le associazioni Marina, Bersaglieri, tutte le associazioni d'armi, nostre sorelle. Let's go.
Filano ora gli allievi dei campi scuola ANA. Sono ragazzi dai 17 ai 25 anni, provenienti dai campi scuola. Che nel 2021 e 22 l'ANA ha realizzato in tutta Italia. Questi che vediamo sono una nutrita rappresentanza di oltre 500 allievi che in questi due anni hanno frequentato questi campi scuola, dove viene insegnato loro che noi viene dopo dell'io. Questo è il loro motto, il gruppo, il fare squadra, il lavorare insieme per raggiungere grandi obiettivi, l'aiutarsi l'un l'altro per scalare la montagna, per affrontare insieme le difficoltà della vita. Vediamo tra loro la rappresentanza di divise del Servizio d'Ordine Nazionale e della Protezione Civile. Ecco, Antovani, stai lì che passano continuamente. Molti di questi ragazzi stanno concretamente applicando delle diverse specialità dell'ANA, proprio quel noi prima dell'io. Bravi ragazzi! Continuate così! Le portatrici carniche che ricordano le fatiche della prima guerra mondiale. I gruppi storici, le divise che avevano gli alpini tempo della guerra, della prima guerra mondiale. Oh! Oh! Croce Rossine, la nostra IB antincendi boschivi. Alpinistica del terzo raggruppamento dicono che mettono al sicuro la montagna civile ANA, squadra droni, si fanno le foto dall'alto.
informo le persone sotto il palco alla mia destra di spostarsi, che dovremo aprire di qua, per cortesia. Le radiocomunicazioni, specialità, sfila dietro lo striscione, radiocomunicazioni, nulla per apparire, tutto per essere. Sfilano gli invisibili, quelle ragazze che non si vedono ma sono indispensabili per mettere le radiocomunicazioni, e gli operatori presso le sale operative del servizio d'ordine. Servizio d'ordine nazionale e del centro operativo adunata. La sanità, sanità alpina, i cinofili, coi cani da valanga, ricerca persone. Cani eccezionali, come i conduttori. Sempre alpini che sono andati a lavorare da quelle parti. Argentina. Argentina, Brasile, Canada, New York, Gran Bretagna, Nordica. Guarda che onore qua! Un grande onore! Scopriremo che gli emigrati italiani, i tanti, le migliaia, migliaia e migliaia di emigrati d'Italia in tutto il mondo, là dove hanno portato il lavoro, l'impegno, la dedizione,
là dove hanno creato ricchezza per le comunità nelle quali si sono integrati, là dove altro, perché dopo il Sud America, dopo l'Argentina, adesso andiamo in Australia. Australia, un continente lontano, agli antipodi, eppure un continente dove ci sono ben 3 sezioni di alpini d'Italia. Io dico sempre, la sfilata che chiude la giornata nazionale è un lungo viaggio in mezzo all'alpinità, un lungo viaggio per il mondo intero, dall'Australia, ora passiamo al Brasile, sezione Brasile! Noi siamo grati a tutti gli alpini che arrivano in adunata, alle centinaia di migliaia di uomini e donne che vengono in adunata, ma come possiamo non essere ancora più grati a questi uomini che vengono da così lontano, che magari considerano l'adunata il momento della vera festa annuale, quella che tornano a casa, a Baita, e possono sfilare insieme a tutti gli altri alpini d'Italia davanti a questa tribuna. E dopo il Brasile, il Canada! Canada! 3 sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini in Canada! E eccoli qua i vessilli! Ecco qua i gagliardetti dei gruppi! Eccola qua! È bello vederli sfilare col coro dei gridelli congelati della Iulia. In questo rapporto di amicizia e di solidarietà con gli alpini delle sezioni canadesi. Ma noi sappiamo che non è finita, anzi. Perché ora tocca a New York, una città che qualcuno dice è la capitale del mondo, e noi diciamo, finché ci sono gli alpini, allora sì che è una capitale del mondo. Allora sì. New York. Sezione Uruguay, una piccola pattuglia Uruguay, pensate cosa vuol dire attraversare il mondo per essere qui oggi. E ora la sezione Belgio. Quanti alpini emigrarono in Belgio, quanti tra i migliori natori che dettero la vita, non dimentichiamoci mai, i nostri nonni, quanti erano gli alpini anche lì, i friulani, abruzzesi, veneti, insieme a quei minatori. Sezione Belgio! E poi la sezione Lussemburgo. Li sentiremo da molto lontano, perché si sentono da molto lontano questi suoni.
c'è un abbraccio ideale, questi suoni appartengono un po' alla nostra anima, sono le cornamuse e i tamburi che precedono la sezione Gran Bretagna. Sezione Gran Bretagna, le cornamuse che raccontano di terre alte, raccontano di montagne del nord. Sezione Gran Bretagna col suo vessillo, sempre accompagnata da il nostro comandante dell'ottavo reggimento Alpini e da un rappresentante della Royal Artillery di Sua Maestà Britannica. È un momento emozionante. Abbiamo sempre pensato che le cornamuse scozzesi si accompagnino molto bene, per spirito, diciamo, alla nostra tradizione alpina. E ora la sezione nordica, dalla Scandinavia, d'Europa e la storia degli alpini sono tutt'uno. E infatti, dopo la sezione Germania, ora la sezione danubiana. È una sezione giovane fondata nel 2010, i quattro gagliardetti dei gruppi, una sezione che raccoglie gli alpini di tutto il corso del Danubio, l'arco del Danubio fino ai Balcani, in una zona che per tanto tempo è stata vicina ma lontana, quasi inaccessibile, e ora invece è tornata ad essere cuore d'Europa. Slovacchia, Slovacchia, terra meravigliosa di montagne, là dove l'anno prossimo nei Monti Tatre verrà ospitato il raduno europeo, il prossimo raduno europeo 2024. Sezione Slovacchia. E poi c'è un paese che confina con noi, in cui il confine è segnato da una meravigliosa cresta di montagne, da quello che si direbbe un filo conduttore di creste di alta montagna fra le più belle del mondo. Ebbene, questo confine è quello con la Repubblica Elvetica, la Svizzera. Gruppi della sezione svizzera, 220 alpini iscritti, con i gagliardetti dei gruppi della sezione svizzera. Che unisce l'applauso ai nostri fratelli della sezione svizzera. E dopo la Svizzera, continuando su quelle creste che uniscono e non dividono, ecco la sezione Francia. La sezione Francia, oltre 200
sono gli iscritti, sezione che sfila accompagnata da una rappresentanza dei nostri fratelli chasseurs d'alpin. Gli chasseurs d'alpin, i cacciatori delle Alpi francesi, che tanti di noi hanno conosciuto in quel di Chamonix, sezione Francia, che ci ricorda, come dicevo, che le montagne congiungono e non dividono. Sezione Francia che conserva le memorie di un cimitero militare italiano a Soupir, dove riposano 592 soldati del secondo corpo d'armata morti per la libertà della Francia, soldati italiani. Grazie alla sezione Francia che conclude la serie delle sezioni estere. La nostra associazione sfila, le sezioni sfilano suddivise per raggruppamenti. Siamo partiti da lontano, come sempre, dalle sezioni estere, e partiamo da lontano in questo nostro lungo e meraviglioso viaggio, che sarà un viaggio per tutta l'Italia, dalla dorsale appenninica, dalle isole fino alle Dolomiti Carniche, fino al Golfo di Montasio, fino al Canin. Tutto ed è preceduto dalla sua protezione civile di raggruppamento. E quindi accogliamo con un applauso il quarto raggruppamento. La protezione civile del quarto raggruppamento alpino. È giusto che i raggruppamenti siano preceduti da questi uomini, che sono la parte più operativa, la parte più forte, più evidente di quello che sono gli alpini d'Italia, nelle comunità, sparsi per le comunità di tutto il paese. Grazie ragazzi del quarto raggruppamento, grazie ragazzi della protezione civile, grazie per tutto quello che fate ogni giorno. È sempre una grande emozione scoprire quanti sono le donne e gli uomini che fanno questa meravigliosa attività su base volontaria, che sono parte integrante di questo incredibile. Significano che il valore alpino è anche il valore siciliano degli alpini di Sicilia. E sono felice e sempre commosso di vedere gli alpini che vengono dalla nostra Sicilia, da quell'isola meravigliosa. Dante di Sicilia, medaglia d'oro al valor militare, amico e fratello. Le nostre isole, che sono anche isole di montagne. E dopo la Sicilia, infatti, ecco la Sardegna, isola meravigliosa, isola dominata da un meraviglioso massiccio di montagne, il Gennargentu. La sezione Sardegna, una sezione antica, pensate, fondata da un gruppo di alpini sardi nel 1900. Noi siamo certi che le sezioni che rappresentano il nostro meraviglioso mezzogiorno d'Italia, che voglio ricordarlo, è un mezzogiorno
pieno di meravigliose montagne ovunque e montagne che guardano il mare, sarà sempre più rappresentato in questa nostra donata. Ed è con particolare, particolarissimo piacere che ora annunciamo il passaggio della sezione Bari, Puglia, Basilicata, il cui vessillo è accompagnato da Francesco Paolo Figliuolo, che è un rappresentante di quella magnifica montagna lucana e che è stato un simbolo degli alpini in un periodo così importante e drammatico della nostra vicenda nazionale. La sfilata degli alpini di Bari, Puglia e Basilicata, che chiude con uno striscione alla memoria di tutti i fratelli alpini andati avanti, che è stato realizzato da un alpino del sesto caglione 86 del mio battaglione Morbegno e che è stato realizzato per onorare Marco Rubino, che era comandante allora e oggi presidente della sezione di Bari, Puglia e Basilicata, e sfila proprio una rappresentanza. Sbarcamo ad Anzio, una notte.